Candelora 2024 dedicata a Marcello Colasurdo, il re della Tamorra, scomparso lo scorso luglio. Fede e folklore, come ogni anno, vanno di pari passo in occasione dell'evento. Quest'anno, però, c'è anche il tema della prevenzione transgender. La festa della luce, per me la Candelora è la festa dell'allegria, la festa della Chiesa che include, la festa della Chiesa che apre le porte, la luce per tutti coloro che magari stanno vivendo un periodo un po' buio, un po' triste. C'è una nota di tristezza ed è la mancanza di Marcello Colasurdo, che però la sua voce rimbomba nei nostri cuori. E si viene qui da Mamma Schiavona per rinnovare la nostra fede, per accrescerla e per il senso di gratitudine che ho per questa mamma di tutti che accoglie tutti, tutte e che è stata fondamentale per la mia crescita spirituale e per il mio miglioramento. Oggi in particolare sono venuta da Mamma Schiavona per chiedere di conservare una grandissima dote, grandissima, che si chiama umiltà. Soprattutto magari nei momenti in cui riesce anche a raggiungere certi obiettivi, bisogna sempre conservare l'umiltà e stare bene con i piedi per terra, anche su un paio di tacchi, ma comunque sempre con i piedi per terra. Diciamo, è un'iniziativa unica nel suo genere, inedita sia per Common Italia che l'ha organizzata, che per Hermes, che è l'associazione che localmente darà una mano con i propri volontari. E offriremo mammografie ed ecografie gratuite alla popolazione transgender, andando ad accendere un riflettore su una tematica molto importante e molto delicata, che è la possibilità di accesso ai percorsi di screening per queste persone che a tutti gli effetti sono escluse perché non esistono al momento dei percorsi, delle linee guida ben definite. È un argomento importante che ha acceso molto il dibattito della comunità scientifica negli ultimi anni e noi siamo contenti che Mercogliano possa essere il posto da cui nasce una iniziativa che è del tutto nuova. Speriamo che possa essere l'inizio di un percorso, la prima tappa dedicata a questa popolazione, a cui seguiranno altre tappe nel corso dell'anno anche in altre città italiane, grazie a una sinergia che si è creata con le varie associazioni di transgender. Sindaco lo ha detto più volte, il febbraio è il Ferragosto di Mercogliano e oggi sicuramente l'evento della Candelora è l'evento clou. Sì, abbiamo previsto molte migliaia di persone, così si sta verificando. Sì, abbiamo detto che Mercogliano ha il suo febbraio, che è appunto come un Ferragosto in altre parti. Abbiamo investito per questo febbraio, il POC infatti lo abbiamo interamente destinato agli eventi della Candelora, dei Santi Patroni, della Sesa, che poi è il folklore che capita in concomitanza quest'anno anche alla Candelora, e quindi stiamo cercando di veicolare un buon numero di turisti sul nostro territorio attraverso questi eventi. Una 6 giorni anche della Candelora molto impegnativa, ma anche molto entusiasmante, in quanto si è abbinato il discorso religioso a quello, diciamo, delle tradizioni, ma soprattutto quello dell'arte, della cultura che poi hanno dominato questi giorni. Pontevergine si riscalda in questa mattinata fredda. Io già ricerco la verità, ogni anno vengo sempre a Maroni Mondovici, sono sempre tutta calda, sono sempre un tanfugato, che è a Maroni che è quella che mi rafforza. Qual è il messaggio di questa giornata? È una bellissima giornata, un divertimento, e ogni anno veniamo sempre da Maroni. Io vengo da Napoli, perché sono una famosa di TikTok. Ma noi dobbiamo ringraziare il folklore perché negli anni 70 in realtà questa festa era quasi finita. Poi grazie alle tamorre, al folklore, a persone come Marcello Colasurdo, noi preti dobbiamo ringraziarlo il folklore perché questa festa è tornata ad essere quello che era. Quindi io, come dire, non creerei separazione tra lo spettacolo e la liturgia. In fondo la liturgia è uno spettacolo nel senso bello del termine, quindi questa è liturgia, i balli e la liturgia è quella in chiesa, ed è bello che sia così, insomma, che
per una volta all'anno almeno le tamorre, le diversità di scelte sessuali e la fede si incontrano. Candelora anticamente si chiamava Ipapante, che significa proprio incontro.